Siamo alla 34esima edizione della Maratona di Primavera e lei sicuramente sarà ai nastri di partenza con la maglietta della Maratona, giusto? Come ogni anno, tra l'altro, perché questa, oltre ad essere una bella manifestazione sportiva, è una grande festa per la città di Cassino, una grande festa di primavera che vede protagonisti giovanissimi ma anche adulti e meno giovani, quindi veramente una bella partecipazione, auspico anche quest'anno qui a Cassino con un percorso diverso. Partiremo dalla centralissima piazza di Amare per arrivare all'università. Quest'anno c'è questa novità del percorso, per cui credo che sarà ancora di più una bella manifestazione rispetto a tutti gli anni precedenti. Dobbiamo solo auspicare il bel tempo come c'è stato ogni anno, e quindi ci ritroveremo tutti a Piazza di Amare il 25 aprile alle 9. Lei è una degli artefici della Maratona di Primavera. Sì, praticamente agli inizi proprio, no? Mi ricordo quando stavo alla scuola San Benedetto, la prima edizione, abbiamo trascorso nottate intere a costruire quei fiori che poi il giorno dopo avremmo usato per simboleggiare la pace che fioriva. Ed è un ricordo stupendo ed è bello dopo tanto tempo vedere la manifestazione ancora così viva. Così. Ve lo sareste immaginati che sarebbe arrivata addirittura a 34 anni? No. In quel momento io ricordo l'entusiasmo grandissimo, la voglia di fare qualcosa per la città e la voglia di scommetterci anche la faccia, però sinceramente mai avrei pensato che dopo tutto questo tempo questa manifestazione avesse ancora questo richiamo. E questo è bello, e sta anche a testimoniare che quando le cose nascono dalla spontaneità, dall'entusiasmo, e lasciatemi dire, in un contesto scolastico vivace, allegro, hanno una buona percentuale di durata nel tempo, perché rappresentano la parte bella della cittadinanza, della civiltà. Mi viene da dire che la Fondazione San Benedetto fa rima con la Maratona di Primavera. Certo, è nata all'interno della scuola San Benedetto, oramai 34 anni fa, e prosegue sempre come legame ma anche come impegno, perché è una giornata di condivisione, una giornata di amicizia, di famiglia, e quindi è un evento a cui ci teniamo ancora. E anche quest'anno sicuramente ci sarà lei e l'abate ai nastri di partenza. Io sicuramente, l'abate dovrebbe essere fuori Cassino, quindi purtroppo non potrà partecipare, ma io ci sarò. Con la maglietta della Maratona? A sorpresa. La mitica Suor Giovanna, figura storica della Maratona di Primavera, ci racconta com'è nata. Sono andata a Roma perché siamo state invitate dal giornale dell'Avvenire, come si chiama quel signore, della scuola cattolica di Roma. E siamo andate due famiglie soltanto con la macchina. Quando sono andate lì abbiamo visto che era molto bello perché siamo state ricevute prima dal Papa a Piazza San Pietro, poi ci siamo avviati a camminare. E a un certo punto vi siete posti una domanda. E c'era Sor Claudia vicino a me, ho detto, ma perché tutte queste cose belle non le facciamo a casa nostra? E alla fine è nata a Cassino e sono passati già 34 anni. 34 anni sono passati. E lei è sempre in prima fila, anche quest'anno ci sarà? Sì, con tutto l'affanno, però ci sto lo stesso. Un'iniziativa partirà in concomitanza con la Maratona di Primavera. Abbiamo pensato di far partire questo evento ciclistico commemorativo degli 80 anni della linea Gustav in concomitanza con la Maratona di Primavera, proprio perché significativo della pace, significativa dei valori della pace. Mi racconta proprio l'iniziativa, in cosa consiste? L'iniziativa è un evento ciclistico che va da Cassino ad Ortona in bicicletta, ripercorrendo i sentieri della Gustav, quindi sostanzialmente per rievocare quella linea che ha fratellato nella disgrazia, nella tragicità, quegli eventi di 80 anni fa, e oggi speriamo in una pace ritrovata, soprattutto anche per sensibilizzare tutti alla pace, all'importanza della pace anche in questo momento in cui i venti di guerra sono mondiali, purtroppo. La partenza è in concomitanza con la Maratona di Primavera, i ciclisti in bicicletta, noi con un pulmino ovviamente,
Si arriva ad Ortona, poi si fa tappa a Castel di Sangro, perché ovviamente i ciclisti sono tutti non professionisti, sono medici, sono operai, sono commercialisti di tutte le categorie sociali. Grandi idee non si possono realizzare se non grazie a sponsor come la Banca Popolare del Cassinate. C'eravamo 34 anni fa, ci siamo quest'anno, per 34 anni abbiamo supportato e ci auguriamo di supportarla per i prossimi 34. È un grande evento ed una festa per la città, tanti bambini, tante famiglie, e quindi un ringraziamento al CUS Cassino, all'organizzazione, a Carmine Calce, e sempre avanti con questa bellissima iniziativa. E viva la Maratona di Primavera e viva la Banca Popolare del Cassinate. Siamo alla 34esima Maratona di Primavera, lei non ne ha persa nessuna. Non si può perdere un appuntamento di questo genere, dove praticamente da 34 anni si coinvolgono i bambini, le famiglie, ed è sempre cresciuta di più grazie a chi ci ha creduto e ha portato avanti in tutti questi anni questa manifestazione. Lei è sempre di solito ai nastri di partenza, ci sarà anche quest'anno? Naturalmente. Allora è sempre per noi molto sfidante questa maratona, ormai è un classico di Cassino ma anche dell'università, anche i nostri studenti, i nostri docenti partecipano alla maratona, quindi per noi è un motivo, diciamo, di sollecitazione da parte, diciamo, ovviamente del CUS e di tutta la cittadinanza. Quest'anno c'è una piccola novità, sapete bene, parteciperà anche il campus, se verrà incluso in questa grande manifestazione. Quindi l'università sarà ancora più vicina alla maratona? Assolutamente sì, quindi diciamo, abbiamo dato la disponibilità per l'arrivo al nostro campus, questo è un modo anche per connettere meglio la cittadinanza all'università, per far visitare il campus anche le persone che solitamente non vengono da noi. Quindi sicuramente non si potrà dire che il campus e l'università sono staccate dalla città. Assolutamente no. Siamo arrivati alla 34esima edizione della maratona, se lo sarebbe aspettato? Certamente, noi siamo sempre fiduciosi, poi la maratona ormai è la festa della città di Cassino, la festa della famiglia, la festa dei comuni, la festa delle università, quindi è un giorno particolare, è una manifestazione ormai che sta molto a cuore ai cittadini, ai ragazzi, alle famiglie, ai bambini, ai studenti universitari, e quindi il messaggio lanciato nel 1990 è stato recepito sicuramente in pieno. Quest'anno ci sono delle novità che avvicinano ancora di più la maratona all'università. Sì, quest'anno la Villa Comunale, sono iniziati i lavori lo scorso anno, quindi non riusciamo a partire all'interno e fare tutta la giornata di festa lì, però abbiamo cambiato, modificato il percorso e andremo nella nuova piazza della città di Cassino per poi arrivare al campus universitario, che abbiamo un prato stupendo, quindi diventerà una palestra a cielo aperto dove i bambini possono giocare con i gonfiabili e stare una giornata insieme con i loro rispettivi genitori. Vogliamo fare una predizione? A quanto arriverà la maratona di primavera? Ma non lo so, io spero a 100, perché così vuol dire che io sono vivo e sono qui, quindi sono già 34 anni impegnativi, però ripeto, è bello vedere tanti ragazzi cantare, ballare, saltare, è stimolante.